Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Cosa vorrà dire essere cristiani? Si possono dare diverse definizioni, ma una delle più azzeccate probabilmente è questa. È come essere invitati a una festa di nozze. E da che mondo è mondo, se a un funerale si va di malavoglia, a una festa di nozze si partecipa volentieri. Ebbene, aver fede, credere in Dio e accettare l'invito alla sua festa. Dio infatti da sempre ha avuto questo sogno, invitare tutta l'umanità a far festa con Lui. E non una festa che dura un giorno o una settimana, no, questa non finirà mai. Il Signore preparerà su questo monte un banchetto per tutti i popoli, cibi succulenti, vini raffinati. Quante volte nella Bibbia si parla di questo sogno di Dio? Anche la parabola di questa domenica lo ripresenta. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Solo che qui cominciano le sorprese. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Che strano, e sì che era tutto gratis. Non dovevano nemmeno preoccuparsi di portare il regalo per gli sposi. Allora il re mandò altri servi a rinnovare l'invito, venite, è tutto pronto. Ma quelli non se ne curarono e andarono tutti dietro i loro affari. Anzi, alcuni presero quei servi, li insultarono e li uccisero. Ah, ma qui non è più parabola, qui è storia, cronaca. Qui Gesù allude alla sua vicenda. Lui è venuto a iniziare il regno di Dio, che è una festa di nozze, e per tutta risposta gli uomini l'hanno ucciso inchiodandolo alla croce. La prima volta che raccontò questa parabola era agli ebrei, al suo popolo che si rivolgeva, ma ora parla a noi perché è vivo il Vangelo, è sempre attuale. Che genere di invitati siamo noi? Di quelli che accettano o di quelli che rifiutano? Tanti e diversi sono gli inviti di Dio, e ripetuti. Se gli diciamo no una volta, non desiste, non smette mai di invitarci ancora. A un certo punto però può accadere che a forza di voltare le spalle si perda l'occasione per sempre e allora subentrano altri invitati. La parabola si conclude così. I servi di quel re andarono ad invitare tutti quelli che trovarono, buoni o cattivi, senza differenze. E così la sala di nozze si riempì di commensali. Ottobre è il mese missionario per noi cristiani. Ma allora chiediamocelo, quell'invito alla festa di Dio che i missionari portano nel mondo, ma noi l'abbiamo davvero accolto? E con quale spirito? Sì, Dio ci dà tempo, ha pazienza con noi, ma la storia insegna che non è saggio abusare della sua misericordia e della sua pazienza. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.